Si sta spegnendo il popolo italiano, due lavoratori al giorno si suicidano a causa delle difficoltà economiche. Il maggior numero di persone che si tolgono la vita attanagliate dalla difficile situazione economica lo si trova nelle regioni del centro-nord. È veramente la morte civile. Questa è benzina. No, io mi do fuogo. No, se papà. Voi, se lei. Se lei non legge questa cosa. La leggo! Dico bene. Ma il suicidio è una cosa negativa. Guardiamo il lato positivo della cosa. Io investo nelle pompe funebri. E poi, insomma, ragazzi... È tragedia anche qui a Roncobilaccio, dove l'operaio Alessandro Corso si è tolto la vita a causa dell'insostenibile situazione finanziaria che gravava sulle sue spalle da almeno 2 anni. Si tratta di uno dei tanti casi... Ma cosa cazzo dite?! Si tratta di uno dei tanti casi di situazione. Sono vivo! Porca vacca! Donna con te, di me, chissà che sai. Donna. Situazione in netto miglioramento, ma il capo dello Stato rassicura: non è necessario lasciarsi andare ad incomprensibili allarmismi, poiché vi sono tanti altri motivi per suicidarsi. E ora passiamo agli esteri. È stata rinvenuta una nuova reliquia del santo prepuzio in Kazakistan. L'oggetto di culto è stato mira della venerazione di pellegrini che da questa mattina si sono... Così vorresti la mia pistola? Senti, lo so che siamo colleghi da tanto tempo, ma come vedi, ho un proiettile solo. E... penso proprio che servirà per me. Con questa puoi beccare qualsiasi cosa, anche in caso di scarsa visibilità. Potresti colpire un negro alle 3 di notte, anche senza prendere la mira. Te la posso dare per 350 euro. Ce li hai, vero? No? E allora torna quando ce li avrai. Queste sono armi vere, non liquidator. Ha chiamato la signora Votazzi? Sì. Cosa? Ha chiamato qualcuno della stampa. Ah sì, i documenti stampati li ho messi là.
Ma cosa cazzo hai capito? Ma cosa stai guardando? Fa di me la tua principessa. Strofina le tue mani qui. Esaudirò ogni tuo desiderio. Ma non vi fa schifo guardare i porno con i kebab bari? Ma parla per te, io sono un buon gustaio. Non sarebbe il caso di trovarsi una ragazza? Hai ragione. Un tempo ce l'avevo. Era bellissima. Aveva i capelli color castagno, gli occhi verdi e le labbra carnose. E poi cos'è successo? E poi si è sgonfiata. Perché non fai un tentativo con la Laurito? La Laurito? Ma l'hai vista con me? È più o meno così. E questo è il polpaccio. Io torno al lavoro. Comunque, ti stavo chiedendo poco fa, ci sono novità? Ha chiamato una tizia, una certa Ghidora. Dice che vogliono far causa all'azienda per l'incidente del signor Rodano. Qual è il motivo? Pare che lavorasse senza protezione. Non ti preoccupare, sono sicuro che la cosa si risolverà. Abbiamo l'avvocato Scagnetti a coprirci. Io lavoro sempre con la protezione. Sì, secondo me non deve preoccuparsi. E poi la stampa qua non ne parla, non c'è scritto niente. Ottimo. Se dovessero richiamare questi rompiscatole o il loro avvocato, io non ci sono, eh? C'è Paolini del sindacato che ti aspetta in ufficio. E chi cazzo l'ha fatto entrare? Non lo so. Che palle. Se dovessi ucciderlo, tecnicamente non si tratterebbe di un incidente sul lavoro, giusto? Beh, tecnicamente... Interessante. Stasera dovrei fare tardi. Ti ho portato le chiavi di riserva. Così puoi aspettarmi comodamente a casa. So già cosa fare. Non è possibile! Ha già tolto la pausa di 10 minuti. E ora che sta per vendere l'azienda all'estero, vuole aumentare le ore di lavoro. Ma come pensa che i dipendenti possano sopportare un ritmo simile? Per quanto mi riguarda, dovrebbero lavorare 25 ore al giorno. Ma il giorno è fatto di 24 ore. Che si svegli in un'ora prima, allora. Ma che dici? Ma cosa? Sono irremovibile. Lo dica pure ai suoi colleghi. Compagni, prego. Compagni, colleghi, quello che è, insomma. Prima o poi arriverà qualcuno che farà una strage, spinto da questa situazione in cui il capitalismo, col suo peso, opprime i diritti dei lavoratori. Ah, davvero? Io ho 500 euro nel portafogli, eppure è così leggero. Prima o poi ci libereremo dalle vostre catene. Non saremo più i vostri servi. Ah, sì? E a quel punto che faranno i produttori di catene? Vuole togliere il lavoro a delle persone innocenti? Ma che sta dicendo? Vede, non può neanche replicare. Non riusciamo ad arrivare a fine mese. Stiamo morendo di fame. Vedrà che nell'aldilà vi andrà meglio. È meglio che vada. Ah, dimenticavo. Prenda queste. Nell'antica Grecia si metteva una moneta sotto la lingua dei morti per pagargli il traghetto nell'aldilà. Le dia ai suoi amici operai. Spero che in tempi di crisi come questi il prezzo non sia aumentato. O preferisce banconote? Ah, continui con gli straordinari? Ho capito. Ricordati di chiudere però, eh? Hai sempre le seghe in testa. Però...
ex dipendente sta cercando di uccidermi. Sono Fausto Caputi. Stia calmo un cazzo! Non risponde la stronza. Ah, ciao cara. Cosa? Gli zingari? Gli zingari sotto casa fanno puzzo. Non ti preoccupare, è risaputo che gli zingari puzzano per stare sul cazzo anche ai ciechi. Guarda, non ne posso più. Ah! Ma, direttore! Aiutare! Ma stavo per dirle la stessa cosa. Carabinieri! Carabinieri! Oh cazzo!
Una buona e una cattiva notizia per lei. Quella buona è che lei è morto. Quella cattiva, che non può morire di nuovo. Ma scusi la maleducazione. Prima le presentazioni. Lo so, la grafica è un po' cliché, ma non so resistere al fascino del classico. Ma torniamo a noi. Dunque, io avrei per lei questo biglietto di sola andata per l'inferno. Il traghetto la sta già aspettando. Se accetta, il soggiorno negli inferi è completamente gratuito e compreso nel biglietto. Altrimenti, vista la sua fine dote da omicida, avrei un'alternativa da proporre. Firmi questo contratto e potrà risparmiarsi un'eternità tra fuoco e fiamme. Per non parlare dei gemiti libidinosi provenienti dal girone dei sodomiti. Oltretutto non so quanto lei sia religioso, ma le assicuro che vengono celebrate più messe all'inferno che sulla terra. Quasi tutti i preti finiscono lì. Non per niente Napoleone, sa, quello che tiene sempre la mano qui per l'ulcera. Fatto più o meno così. Ha chiesto il trasferimento in purgatorio. I sacerdoti lo avevano scambiato per un bambino. Brutte storie. Tutto ciò che lei immagina di più irritante se lo trova là. Dittatori, despoti, delinquenti, assassini, testimoni di Geova, pronti a tartassarvi con le loro teorie religiose. C'è, è vero, chi gode di sovvenzioni e riduzione della pena a causa delle persecuzioni subite durante la vita. Gli afroamericani, per esempio. Poveracci. Chi di loro è ancora in vita ha solo incubi. L'ultimo che ha avuto un sogno. L'hanno ammazzato. Lei ovviamente non rientra in nessuna di questa tipologia di persone. Per cui le punizioni a cui verrebbe sottoposto sarebbero aspre, come quelle di un qualsiasi dannato. Come detto, può firmare questo contratto. Oh, non si preoccupi, non c'è scritto nulla di speciale. C'è scritto solo che grazie all'articolo 666,3 lei rinuncia al soggiorno infernale. Lo faccio solo per aiutare. Sono da sempre qui per aiutare le persone. È il mio lavoro alleviare le sofferenze. Pensi che un mese fa ho spinto un operaio al quale era stata dimezzata la paga sotto un treno. Mezza paga era poca per una persona intera, non credi? Grazie tante. Non c'è di che, ma sai come si dice in questi casi? Il fine giustifica il mezzo. Dunque, dicevo, firma o no? Lei, come promesso, non andrà all'inferno. Un particolare. Da questo momento, lei lavora per il sottoscritto.
Sono troppi anni che faccio questo lavoro da solo. Da questo momento sarò il suo direttore e lei lavorerà per me a tempo pieno, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 per l'eternità. Non ci sono sindacati che possono tutelarla e lei non può né ammalarsi né morire. Ha ucciso il suo direttore, ha attuato la sua piccola rivoluzione. Ha trovato il suo posto fisso. Complimenti. Potrà anche aiutare tutti i suoi colleghi nel trapasso, quando verrà il loro momento. Nella bara tutti trovano il loro posto fisso. Strofina, strofina!